Benvenuto Mattia, Luca Alberto Montanari, Corriere Romagna e Tele Romagna. Ciao, ti chiedo innanzitutto questo, non è la prima volta che sposti e cambi squadra a gennaio, anzi l'hai fatto più volte, guardando un po' i numeri è sempre andata bene, credo, nelle tue esperienze precedenti. Cosa ti porterai dietro, cosa significa cambiare squadra, inserirsi in un gruppo nuovo e quali di quelle esperienze ti serviranno insomma per lasciare il segno? Puoi avere, come diceva il direttore, qui conosci, non dico tutti, ma quasi, no? Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio anche il direttore per le belle parole, sai che le contraccambio, ma ci conosciamo bene. E ringrazio anche la dirigenza comunque per l'opportunità che mi ha dato, per la fiducia, e anche al mister, e spero, insomma, no, spero, dovrò ricambiarla sul campo e su questo sono molto motivato. Sì, mi sono spostato spesso a gennaio e effettivamente è sempre andata bene. L'ha appena detto il direttore, sono un ragazzo che insomma un ragazzo molto semplice che credo di aver lasciato almeno a livello umano un bel ricordo un po' dappertutto. Qui conoscevo anche tanti ragazzi che comunque mi hanno parlato della squadra, del gruppo, e tutto quello che mi hanno detto sono riuscito già a captarlo dopo un giorno. È una squadra molto positiva, proprio per questo motivo sono contento di essere qua e spero di portare il mio contributo sia dentro che fuori dal campo. Nel dettaglio, l'esperienza migliore qual è stata? E cosa serve di diverso a gennaio per lasciare il segno? Perché un conto è cominciare da inizio stagione, un conto è arrivare in un gruppo, tra l'altro questo che sta già funzionando piuttosto bene, no? Sì, sicuramente. Io credo che semplicemente dovrò mettermi a disposizione dell'allenatore e dei miei compagni. Prima della tattica e di tutto viene... vengono altri valori che in campo bisogna correre tutti e raggiungere un obiettivo, e per questo ci sono tante componenti. Io cercherò di dare le mie, questo penso sia la cosa più importante. Le esperienze migliori, tutte le esperienze sono state belle. È chiaro che quando ho avuto la fortuna di vincere sicuramente sono state, adesso mi viene in mente Crotone o anche l'Estante, dopo tanti anni riportarla su, o Ascoli, che comunque anche Ascoli è una parte importante della mia vita e della mia carriera. Io sono venuto qua inseguendo l'obiettivo numero uno, mi auguro possa, non mi auguro, deve andare così. Ecco, Lucerone Tele Romagna, innanzitutto benvenuto, ti volevo chiedere, hai detto che conosci già tanti ragazzi, ovviamente anche per via delle esperienze di Alessandria, sono stati importanti nella scelta della squadra e se hai già parlato con il mister Toscano e se anche lui ti ha dato motivazioni per convincerti di dire? Sicuramente Cesena è una piazza importante e posso dire anche da avversario, siccome ci ho giocato tante volte, era bello venirci a giocare, quindi sicuramente... cioè sono orgoglioso di questo. Poi qua c'è un mio grandissimo amico che è Prestia, è praticamente un fratello, quindi insomma mi ha raccontato un po' di tutto e, diciamo c'è poco da dire. Insomma Cesena è una piazza ambita, è una piazza importante, è una piazza che deve stare in altre categorie. Quindi c'è poco da... Per quanto riguarda il mister, mi ha fatto subito una bellissima impressione. Già conoscevo il mister, non di persona, ma sapevo il suo modo di interpretare le partite e la dedizione al lavoro. Quindi per me è stato un grande piacere e ho già parlato con lui, quindi insomma sono molto motivato. Ecco, sei passato dal girone A al girone appunto del Cesena, al girone B. Che cosa è cambiato, che cosa cambia secondo te anche a livello di difficoltà tra i due gironi? Io posso solo basarmi sui numeri. I numeri dicono che il girone in cui stavo prima era un girone che anche magari nelle ultime posizioni le squadre ci danno. Infatti se si vede magari i numeri nelle prime posizioni in quel girone sono molto bassi rispetto agli altri due. Poi io credo che ogni partita poi a sé, nel senso che si può vincere e perdere con tutti, poi bisogna, e questo bisogna saperlo, e credo sia uno dei punti fondamentali poi per raggiungere i grandi obiettivi.
un'ultimissima battuta, scelta del numero 23 per la disponibilità di altre casacche o per una scelta particolare tua? Onestamente io preferisco un altro numero, solo che era occupato il 23, ho pensato che dovevo arrivare con bello incazzato, ho pensato Materazzi, mi sono piato il 23. Molto sinceramente. Il numero preferito è il 17. Il 7. Francesco Volta, Cesare Altrudezzi, chiede che posizioni ci pare avversari, visto che il modulo è diverso tra il 3-4 e la difesa 4, e come ti vedi nel 3-4-1-2 sull'esterno anche altre posizioni? A Vercelli giocavo in un ruolo che onestamente non mi si addice molto, perché giocavo da trequartista e tra virgolette neanche un trequartista che si poteva buttare negli spazi, quindi non era proprio, sono un esterno, destra o sinistra, quello ho la massima disponibilità, però insomma sulle fasce mi piace vedere la linea laterale. Caravaglio e Carlino, ciao, buona giornata. Buongiorno. Senti, lo dicevi prima, la Cesena è una piazza ambita, non è nella Serie C, questo ha tanti lati positivi, ma anche il lato negativo che quando la Cesena arrivi secondo, già! Quindi c'è l'ambizione, no, di essere un progetto importante, un progetto che sta andando bene, anche la consapevolezza, no, che però sei qui per andare ancora meglio. Non è semplice, è una sfida particolare, non facile da vincere probabilmente. Beh, non lo so, io quello che ho visto la squadra, ho visto i compagni, ho visto l'ambiente, ho visto tutto, e personalmente io credo che non si possa, cioè, credo che si possa arrivare in un'altra posizione, non secondi, e questo è quello che mi sono detto. Del resto questo lavoro è fatto di queste cose, dai, bisogna avere la personalità e anche la responsabilità poi per giocare in certe piazze, e questa è una di quelle, quindi fa parte del nostro lavoro, e se si vuole ottenere obiettivi, si vuole vincere, e bisogna pensare da vincenti, questo è almeno come sempre io ho interpretato le mie scelte. Su questo, un'ultima cosa, il gruppo lo conosce, ci hanno già detto, insomma, hai le tue convinzioni che si possa arrivare anche meglio di secondo, da dove si parte, insomma, che idea ti sei fatto, insomma, arrivando qui, che tipo di stagione ti aspetti? Ci sono tutte le componenti per poter vincere, io purtroppo non lo posso sapere, io quello che credo e ho sempre creduto è il fatto di non guardare gli altri e guardare noi stessi, e qui credo che sia lo stesso, la squadra è forte, lo staff è forte, la dirigenza è forte, i tifosi, ho visto la partita, insomma, ho visto il derby, quindi che cosa devo dire? Adesso tocca vincere, adesso ad Alessandria quando sono arrivato abbiamo 14 punti in due mesi abbiamo recuperato, e siamo arrivati alla penultima partita sullo scontro diretto col Como con 12-13 giocatori col Covid, siamo arrivati purtroppo, poi su quello non potevamo farci nulla, ma 14 punti in due mesi, quindi tu ogni campionato poi puoi perdere punti e puoi riguadagnarne, tutto sta a quello che ci metti. Penso che il gioco di Toscano, le richieste di Toscano siano, non dico perfette, ma quasi, no? Tu sei, ti avevano soprannominato cavallo pazzo, io ricordo, ai tempi del Mondiale Under 20, no? Quello che ti chiederà innanzitutto, tu hai parlato di un verbo, correre, no? Ecco, in C, piedi, valori, qualità, gol, sì, ma innanzitutto correre, no? Quindi è perfetto. Penso che il modulo sia perfetto per il mio tipo di gioco, per il mio ruolo. Dico correre perché quello è la base di ogni cosa, poi dobbiamo essere bravi a fare le scelte negli ultimi 25 metri, poi alla fine il calcio per far gol bisogna far bene lì, io cercherò di portare a servizio dei miei compagni quello che ho, che darò al massimo, quello non devo neanche dire perché è scontato, perché sono forse anche un giocatore che cerca di
di dare sempre tutto, e questo lo farò, cercherò di dare le mie caratteristiche al servizio dei miei compagni e dell'allenatore. Qui sono giocatori che hanno 2 anni in più di te, che uno di quelli che corrono di più, parlo di De Rose, che ovviamente fisicamente anche sta dando un grandissimo contributo. Tu come ti senti? Perché è chiaro che è un lavoro usurante il tuo ruolo, no? Però è sempre stata una delle tue migliori caratteristiche, giusto? Sì, perché poi la Vercelli è sempre giocato. Sì, no, sinceramente io mi sento bene. Mi hanno insegnato ad arrivare sul fondo, di fare qualcosa, se no tocchi la bandierina e torni indietro. E questo è quello che continuerò a fare. L'età, sinceramente, ne ho 33, non me... se sono vecchio 33 anni, ce n'è ancora. L'ultima, se posso, Toscano non l'hai mai avuto un allenatore, però ne hai avuti tanti in passato, che ha fatto 400 partite insomma in carriera. C'è uno che ti ha, un allenatore che ti ha dato qualcosa di più nel tuo percorso? Ma onestamente lo dico che negli anni in cui ho giocato meno e ho giocato più, tutti gli allenatori mi hanno comunque dato un qualcosa. E, sicuramente ce ne sono quei 3 o 4 che nella mia carriera mi hanno fatto svoltare. Penso a Lopez a Vicenza, che mi ha tra virgolette rimesso in carreggiata, penso a Longo, con la Provercelli mi sono rilanciato alla grande. Stroppa, dal punto di vista forse del gioco, è Stroppa, la palla non si butta via, si gioca bene. Ho forse imparato anche realmente poi a fare il quinto con Stroppa, perché comunque in fase difensiva era quello magari che avevo lavorato meno in passato, e con lui invece ho migliorato quella fase. Quindi tutti mi hanno dato qualcosa, però forse questi sono quelli che mi hanno dato di più.